voglio solo che, ecco, l'applauso. Ricordo, grazie, ricordo Giacobini che guardavamo con grande determinazione, Giuliana Loiodice, ricordo che Giuliana, abbiamo chiesto solo dei titoli, Giuliana, il Conte di Montecristo. Ludovica, Ludovica Modugno, non ho ancora visto. Ludovica. Ludovica ci ha mandato un telegramma in questo momento, è a Berlino e ci raggiungerà per un po'. Paola Pitagora, che abbiamo visto spesso citata anche nelle immagini. Con i Promessi Sposi, alle prove, sta lavorando, io ricordo un altro sceneggiato fondamentale che era Anton Andromeda, che ha significato per tutti una grandissima esperienza. Paola Quattrini, che ho avuto il piacere di salutare prima. Demi, Cina, Elena Cotta. Elena Cotta. Elena Cotta, con la quale ho avuto il piacere di debuttare in teatro. E Carlo Alighiero, anche lui è alle prese con delle prove di uno spettacolo e non può dovuto essere qui con noi, ma Elena è qui a rappresentarlo. Orso Maria Guerrini, cito solo le stelle stanno a guardare, Orso. Glauco Onorato, La Freccia Nera. Glauco stava facendo La Freccia Nera, il famoso Ellis, e io, adesso, insomma, ragazzino, me lo sono trovato sotto casa che giocava con i figli. Fu un sogno per me, ti ricordi che io ti avvicinai chiedendoti l'autografo, eri un eroe. Gianni Musi, Gianni Musi, La Freccia Nera, Le Stelle Stanno a Guardare. E infine Ivo Carrani, altra Isola del Tesoro. Naletto e Castigo, Umiliati e Offesi. Ecco. Allora, brevi, succinti e compendiosi, un grazie da parte di tutti noi, un grazie per dirvi che quello che rappresentate, continuando tutti quanti a fare il vostro mestiere, è quello di dire che l'esperienza che è passata attraverso gli sceneggiati e che oggi tutti noi stiamo proseguendo attraverso la fiction, che è solo una maniera inglese di definire lo sceneggiato, niente di più, ci dimostra ancora una volta che c'è un materiale umano e di talento nel nostro paese che credo abbia fatto scuola. E oggi all'interno di questa manifestazione che vede registi, attori, interpreti, autori che arrivano un po' da tutto il mondo, io credo che sia giusto da parte dei Maia in particolare riaffermare questa forza, questo segno che credo che sia molto preciso, che si è tentato per tanto tempo quasi di schiacciare, ma che prepotentemente ritorna alla ribalta, perché molto di quel lavoro che loro hanno fatto, che continuiamo a fare insieme, che continueremo a fare insieme, poi, come dire, raccoglie audience, consenso da parte del pubblico, e buona parte di quello che è il successo televisivo, la televisione lo deve a noi, al nostro lavoro che abbiamo fatto e che continueremo a fare con la qualità, con la forza e col talento che ci ha contraddistinto. Grazie a noi tutti di continuare a tenere alta questa bandiera. Grazie, grazie a voi.